coach Evangelisti soddisfatto praticamente della partita, soddisfatto dei propri ragazzi, un incontro al Cardio Palma, un incontro combattuto sino alla fine, però vinto meritatamente. No, io onestamente devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi, perché vincere con Castel Fiorentino, che è assolutamente secondo me la squadra più forte del campionato o una delle due, tre più forti, senza il nostro migliore giocatore, il miglior terminale che si è fatto male dopo due minuti, la dice lunga sul fatto che tutti oggi erano assolutissimamente presenti e che la volevano vincere in tutti i modi. Potevamo anche perdere alla fine, perché loro hanno giocatori che ti possono risolvere la partita da un minuto all'altro, ma abbiamo messo tutto il cuore, l'energia rimasta, e siamo riusciti a portarla a casa. Io, da un punto di vista di allenatore, non posso essere che contento dell'atteggiamento che hanno messo i ragazzi, e se la meritavano. Onestamente stasera se la meritavano per quello che hanno dato, sia in settimana che stasera. Quindi una prestazione veramente importante, imponente dei nostri ragazzi, che hanno superato tutte le angherie, se angherie si possono chiamare, quando a pochi secondi dal termine c'è stato fischiato un fallo contro di noi anziché a favore, quindi poteva anche lì calare l'emotività dei nostri ragazzi e praticamente essere superati dagli avversari. Invece abbiamo reagito abbastanza bene contro tutto e contro tutti. No, te l'ho detto, una squadra che vince contro Castel Fiorentino in questo modo, senza il miglior giocatore, ci può essere qualsiasi altro fattore che ci prova, ma se la voglia è questa, spesso la porti a casa, e stasera è quello che ha fatto la differenza: l'attitudine mentale di tutti, la concentrazione assoluta, la voglia di buttarsi sui palloni. Poi onestamente, personalmente, voglio fare complimenti a Raul Giommetti, ma non per la partita che ha fatto, ma per il cuore e l'atteggiamento che ha messo in campo, perché Raul ha dei limiti tecnici, anche se onestamente stasera non gliel'ho visti, ma lui sa benissimo quello che ci può dare, e onestamente stasera ha fatto il veterano, il capitano, e gli faccio i complimenti.